Ok ragazzi, bentornati con il nostro gameplay di Tearaway. L'altra volta ci eravamo rimasti malissimo, fermi, bloccati, senza poter andare avanti. Ho fermato un attimo il video, mi sono fatto un giro e mi sono reso conto che ero veramente stupido perché la telecamera stessa mi diceva dove dovevo andare. Fortunatamente adesso mi ha ripreso tutto quanto, quindi dobbiamo soltanto rimettere le mele a posto e continuare nella nostra avventura. Che aggiungere? Praticamente nulla, se non che dobbiamo risalire qui sopra, dove ci eravamo già andati, e lanciarci. Cioè, si è aperta proprio una nuova strada che l'altra volta non avevo visto. Infatti, vedete, i coriandoli qua li avevamo già presi. Non ho fatto nient'altro. Questa l'avevamo già fotografata. Qua è tutto rotto. Qua anche. Tu mi vuoi dire ancora che posso usare la PlayStation Camera? Ma noi già l'abbiamo visto. Ed ecco qui. Dovrebbe essere qui, ragazzi. Io appena avevo visto che era questa parte, ho tranquillamente spento. Quindi, ecco. Dimostrazione proprio che sono un pollo. Allora, qui saltiamo. Che fonte di ispirazione, grazie. Qui. Ah, però salto anch'io, quindi devo fare il tac. Olè. Ci racconti? La festa gioiosa sta per cominciare, quindi dobbiamo sbrigarci. No, non è vero, tanto ormai ci aspettano tutti. Olè, nuovo checkpoint, quindi questa parte l'abbiamo saltata. Vediamo un po' che ci raccontano. Ecco le cartacce che ci vengono giustamente a rompere le palle. Dove... No, non abbiamo finito di suonare il tamburo. La grande mela marcirà. Tutto per la festa, eh? Allora, noi se questi qui li mettiamo, vediamo un po'. Sempre con la luce noi li comandiamo, eh. Mettiamo al centro. Però avranno... Ah, li schiacciamo. Venite qua, venite tutti insieme. Facciamo una marmellata di gruppo. Venite. Tac! Ehi, dove sono rimasti lì? No, lì. No, 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 non va bene sta cosa. Dai, ma muori subito! Ma non ci credo! Vieni qui. Cioè, mi stai prendendo in giro? Vieni qui. Anche perché non c'è un'altra morte per te, quindi cerca di sbrigarti. Ok, quindi la dobbiamo mettere più giù, tipo qui. Ma se la metto direttamente sotto, come... No, così. Niente. Olè. Ma tirava di più il salto. Quello serve a me, effettivamente. La grande mela è stata piantata qui dall'uomo verde in persona. Ogni anno i nostri tamburi la attirano fuori dalla terra, così può spargere i suoi semi. La coppa festosa attende la sua offerta. Quindi dobbiamo fargli un'offerta? Eccola la nostra offerta. Però resta il fatto che voglio andare a prendere. Non posso! Qui c'è una mela. E questa è l'offerta. Esultanze varie. Il mondo di carta è diventato un mondo migliore. Cavalli che sono felici. Madonna ragazzi, la festa di raccolta è completa, il frutteto è salvo. Mi sento un po' con l'anima migliore effettivamente perché ho salvato il frutteto. Non so se avete la stessa sensazione, ma io sento proprio quella sensazione di anima salva per il frutteto. La vera sensazione è morto. Prima con l'esserino bastardo non ci sono riuscito, ci provo io, sono morto subito.
Guarda che veramente i videogiochi sono proprio infami. Qui che c'è? Questo dorme. Ah, io non posso fare nulla, non posso nemmeno usare la luce, quindi devo soltanto andare a fare i festeggiamenti. Ce l'ha fatta suonare della terra. È la più festa gioiosa, è la più bella festa gioiosa di sempre. Madonna. Oh no, no, no! Penso che sono forse uno dei 100 morti di più in questo gioco. Non so se ci saranno le statistiche sul PlayStation Network. Qui c'è un i soliti scoiattolini. Le cartacce stavano per rovinare la festa. È vero che stai andando a riparare il buco nel cielo? Come arriverai lassù? Il mondo vuole aiutarti nel tuo viaggio. Basta saper chiedere. Vedi quella pietra laggiù? Secondo la leggenda, ha il potere di far avvicinare al cielo. Quindi dobbiamo andare nella pietra laggiù, la vedi? La vedi? La pietra laggiù. E se io... Comunque è incredibile che ancora non... Ah, forse qui impariamo a saltare. Ci avviciniamo al mondo, ma no. Abbiamo soltanto imparato che con X si salta, secondo Però quanto è patatino, dai. Penso proprio che adesso sappia saltare. Di nuovo a Oh! terra! Che tonfo! Non preoccuparti, Iota. Siamo solo all'inizio della Ah storia. sì? Te la sei cavata bene qui. Hai Grazie. riportato luce e colore. Hai ridato vita al frutteto. Ma non ce l'avresti mai fatta senza l'aiuto del tu là fuori. Sono Grazie, opporti alle prego, Iota. forze che ti guidano, Iota. Se il tu vuole farti saltare, tu devi saltare. Buona fortuna a entrambi! Grazie. E adesso con X finalmente possiamo saltare. Cioè, ci è voluto un'ora per impararlo, ma ce l'abbiamo fatta. Ah, in base a come camminiamo. Vabbè, basta. Qui che ci dice questo ragazzaccio? Un secondo giocatore può aiutare a personalizzare il mondo. Non ci interessa. Questa companion app ti stressano proprio però, eh. Perché mi dice che devo ancora andare? No, può andare qua, dai. Andiamo. Che bello poter saltare, ragazzi. Veramente una soddisfazione. Con i tamburi è sempre più bello però. Qui ce ne andiamo. Voilà. Tamburone. Ancora non ho più la luce però. Ah, perché adesso giustamente c'è già il sole se non erro. Molto probabilmente è per quello. Prendiamo i coriandolini così poi possiamo spendere e fare i ricconi. Qua non c'è più nulla e qua c'è una giraffa. Sei il riparatore di buchi. Cioè, ragazzi, colui che aggiusterà il cielo in modo che il male non ne esca più. Dovrai arrampicarti sull'imponente Colle Forca. È la vetta più alta di tutta Vallecarta. Penso che questa sia Vallecarta, il regno delle cartacce. Penso. Credo. Parla. Per raggiungere Colle Forca ti consiglio di passare per i campi Calendi Maggio. La cabina ti porterà lì. Va bene. Altro checkpoint. E andiamo avanti. Vediamo un po'. Ah, qui comunque ci serve il tamburino. Qua. Ci porta avanti. Sì. Quindi penso che siamo passati al terzo capitolo.
Terzo su 5 sul menu c'è scritto. Vediamo un po'. Siamo montagne russe. Yeah. Allora, qui una ricca stellina, un'altra. Qui ovviamente escono, continuano a uscire piante al nostro passaggio. Non so lì cosa debba succedere, ma noi saltiamo. Possiamo finalmente saltare. Qui c'è un libro che abbiamo aperto. Bravi. Campi Calendi Maggio. Vediamo se fa parte. Gioca 9%. Segna libri. Vabbè, andiamo avanti, dai. Senza... E ora trova la strada per Colle Forca. E noi la troviamo senza problemi. Andiamo avanti, tic. Questo che vuole? I miei poveri occhi, quegli scoiattoli non fanno altro che combinare guai. Ora mi hanno rubato gli occhi, adesso come farò a vederci? E te li incollo io. Pago io, ovviamente, pago io. Però te li metto diversi, perché voglio proprio spendere i soldi su di te. Un occhio qua, sì. E gli mettiamo questo, che devo essere sincero, è carino. Sì. Basta. Però chi ha? Parli. Non hai la bocca, ma parli. Prego. Miracolo, ho di nuovo gli occhi e sono nuovi. Pagati. A chi li hai rubati? Oh, chi se ne importa. Ci vedo. Ma grazie. Un regalino. Grazie. Grazie mille. Qui c'è una pianta. E qui finalmente possiamo saltare le recinzioni. Destra o sinistra, qui che andiamo a prendere i santi coriandolini, che ne abbiamo spesi un po' troppi per quel folle con gli occhi, gli mancano gli occhi, però sentiamo un po' un colpo a lasciarlo cieco. Sentiamo e ci dice: c'è tanto da fare e scoprire nel nostro mondo, se vuoi vedere come procede la tua avventura apri il menu premendo il tasto option. Vediamo un po'. Segnalibri, vabbè, questo l'abbiamo visto un minuto fa. E ora trova la strada, la per Colle Forca. Ci stiamo andando. Una volta questi campi erano pieni di farfalle. De baboro babatate. Erano gli spiriti dei nostri antenati. Ma non svolazzano più tra noi. Perché mai? Che è successo? Crea l'ala destra di una farfalla. No, ma dai, ma come faccio a fare l'ala destra di una farfalla? Ma spero che l'ala destra di una farfalla non è fatta tipo così. Oh yes. Colore blu. Sì, ci piace. Va bene. Vuoi imposare? No, perché? L'ala destra di una farfalla. I disegni si fanno con il touch il touchpad del controller. Sono tornate le farfalle, il nostro passato, ma comunque è fatta molto meglio di come l'avevo disegnata io, ma non ci facciamo caso. Il nostro passato non ci ha tradito, dopo tutto, credo che quella sia mio nonno. Grazie, sempre prego. Qui non ringraziano mai, eh. Regno di carta, maleducazione a mille proprio. Non va bene, ragazzi. Non va per niente bene. La luce non ce l'abbiamo più. Infatti non posso svegliare le piante se non camminandoci sopra. Altro checkpoint. E qui? Ah, che tristezza. Guardalo, una volta era una grande guerriero. Ora è solo un povero maiale. Però era una grande guerriera o un grande guerriero? E deve essere successo qualcosa. Non ho più quella sete di battaglia. Non lo so, sta a mangiare tutto. Un maiale ferito e solitario. Troppo orgoglioso per tornare a casa. Vediamo. Dobbiamo aiutare il maiale? Non è questione di orgoglio. Da quando quelle belve sono cadute del cielo e mi hanno attaccato, non riesco più a combattere. E il mio occhio sinistro è così gonfio che non ci vedo più. Ma chi vuoi che aiuti un poveraccio come me? Sempre il pollo.
Olè, abbiamo fatto l'occhio come lo preferisci. E per la barba dell'uomo verde! Che sguardo feroce! La sua sete di vendetta è palese, compatisco i suoi nemici. Vabbè, visto gli ha cambiato un occhio, quindi tutto a posto. Quelle bestiacce hanno fatto arrabbiare il maiale sbagliato, la pagheranno. Cioè, qui praticamente stiamo utilizzando. Cioè, c'è un maiale che aveva perso la sua voglia di uccidere non si sa chi. Cioè, vabbè, saltami in groppa che ti porto alla battaglia a caccia. Dai, che figata, devo guidare il maiale. Però fomentate se guido il maiale, eh. Dai, guido il maiale, che figo. Guarda che maiale. Vedi, tipo, qui ci sono le cartacce e non le posso più uccidere. Con la... cioè, la carta per terra non la posso più modificare. E qui non c'è nient'altro da raccogliere. Siamo calmi, eh. Salta, salta. Yo, maiale. Peppa Pig alla corsa, ragazzi. E qua c'è un mega scatolone, forse lo devo rompere più volte. A muso duro, ho sbloccato un trofeo. Qua possiamo saltare. Che c'è, oh? Giraffa arrabbiata. No, qua devo rompere tutto. Mi dispiace, ma a me mi stavo divertendo troppo. Boom! Ammazza sto maiale come va, eh. Eccoli. Siamo arrivati forse. Ah, è tornata la luce. Yes. Ah, quindi le parti illuminate no, ovviamente, giustamente, non possiamo illuminarle. Mentre le parti buie ancora cattive, le possiamo. Cioè abbiamo ancora lo spirito della luce. Carina questa idea, dai. Wow. Ragazzi, nel frattempo io ve lo chiedo che se volete pensare alla prossima serie, basta scriverlo sempre qua sotto nei commenti, perché noi tanto male che va vi rispondiamo con un no. Ma non penso, cioè nel senso dateci qualche consiglio, anche sullo stesso video, ragazzi, cioè se c'è un qualcosa che vorreste vedere diverso, facciamo il possibile, ovviamente. Quelli ormai li ho persi. Sì, li abbiamo persi questi. Questi no, però. Piano, che devo prendere i coriandolini. No, 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 dovete rimanere. Che carina la musichetta di sottofondo. È molto cucciola. Si può dire? Ma penso che sì, dai. Scandalizzate, vi dico che la musichetta è cucciola. Appena scendiamo dal maiale, chiudiamo queste. Se scendiamo ormai dal maiale, cioè io ci ho preso veramente. No, non la conservo perché non me ne frega niente della foto. Infatti adesso non ho più la luce, ma qui potrei raccogliere qualcosa. Vai, vai. No, la volevo troppo raccogliere.
quanto maialone. Caruccio il coriello, mi ricorda un po'. Eccolo. Mi ricorda un po' i tempi de. Mo mi sono scordato che tempi erano. I tempi di Crash. I tempi di Crash non c'era un. Quando si saliva sopra. Non mi ricordo cosa, però. Sì, sono sicurissimo. Sono sicurissimo. Allora, ragazzi, siamo arrivati in un altro punto. Dove c'è una stellina. Io a questo punto vi direi di chiudere qui quest'altro gameplay e di aggiornarci magari al più presto, ovviamente con la prossima puntata. E se vi fa piacere, e spero ovviamente di sì, intanto se riusciamo a parlare con lui ci parliamo. Ricorda che puoi scambiare obiettivi e filtri con coriandoli. C'è anche un obiettivo per GIF. Va benissimo, grazie mille. E quindi a questo punto, ragazzi, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale di YouTube di AvocPoint e di seguirci su Facebook. Ci trovate ovviamente come AvocPoint, su Twitter sempre come AvocPoint. E in finale seguiteci direttamente sul sito www.avocpoint.it. Ma tutto questo lo trovate sotto nella descrizione del video. Ci vediamo al prossimo episodio. Qualsiasi domanda, suggerimento, qualsiasi cosa, avete i commenti qua sotto e fatevi sentire. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima!